Ciao a tutti, oggi ho deciso di farvi vedere la mia piccola collezione di smalti. Non è enorme, quindi non penso ci metterò moltissimo. Ok, sì, ultimamente le mie unghie non sono il massimo del loro splendore perché ultimamente ho ricominciato a fare le nè, che poi magari un giorno vi farò vedere come lo preparo, e sono leggermente arrossate perché ho avuto la splendida idea di passarmi le mie appunto a mani nude. Ora vi faccio vedere comunque i miei smalti e vediamo cosa ne pensate. Allora, vi faccio vedere prima di tutto una base indurente della Debbie. Questo è uno smalto che avevo ricevuto in omaggio da Acquasapone con l'acquisto di un altro smalto. È indurente, è trasparente e la uso quasi quotidianamente, potrei dire. Non ci sono, dice smalto levigante protettivo rinforzante e tra le altre cose dice che si può utilizzare anche come top coat. Poi vi faccio vedere un top coat che è della Essence, però mi è sembrato di capire che sia uscito fuori di produzione. Sinceramente appunto per questo lo uso molto raramente perché è buono e quindi tendo ad usarlo soltanto con gli smalti che vorrei durassero più del tempo. Fa parte della linea Studio Nails della Essence, non ha un numero quindi, è trasparente. Ora vi faccio vedere. Sì, è trasparente e vi posso dire, usandolo, sì, è vero, il colore dello smalto, lo smalto in sé dura molto di più rispetto a quanto durerebbe da solo. Questo però, vi ripeto, mi pare sia uscito di produzione. Poi passiamo ad un altro top sealer, un top coat, scusatemi, questa volta della Elf. Elf è una ditta inglese che mi è sembrato di capire ultimamente aveva chiuso le spedizioni in Italia. È possibile comprare soltanto dall'Italia, è possibile comprare soltanto tramite il web. In Inghilterra è presente anche nei negozi fisici, ma sinceramente non so perché avesse smesso di effettuare spedizioni verso l'Italia. Comunque, ultimamente ha riaperto lo store online e magari vi lascerò i vari siti da cui ho acquistato nella casellina sotto il video. Allora, questo qui è un top sealer, è un top coat, scusatemi, un matte finish. Mi è piaciuto un sacco perché effettivamente vedete come è opaco e questa sua opacità riesce rendere più opaco anche i colori più accesi. È carino, è utile per gli smalti che magari vogliamo cambiare tonalità allo smalto. Poi vi faccio vedere un semplicissimo bianco che uso per per la French, quando mi viene voglia di fare la French da sola, anche se non sono capacissima. Questa qui è una marca particolare che ho trovato soltanto in un supermercato qui vicino, è la Catherine Harley, qualcosa del genere. Comunque è un semplicissimo bianco che uso per fare una French, no, la classica French. Poi vi faccio vedere sempre della stessa marca, visto che ormai ci siamo, vi faccio vedere anche gli altri due colori che ho di questa marca. Un rosso, semplicissimo, classico rosso direi, ed è il numero 143, vedete? Oddio, non so se si vede effettivamente. Comunque vi assicuro che è il numero 143. Poi, sempre della stessa marca, dicevamo, Catherine Harley, il numero 146. Questo è un fucsia. Un bel colore. Mi era piaciuto almeno ai tempi. È leggermente brillantinato, non so se, forse sì, forse si riesce a intravedere con la luce.
Poi, sempre riguardo a acquisti online, vi faccio vedere della Elf, sempre della Elf sono questi qui che adesso vi faccio vedere. Il numero, vediamo se riusciamo a intravedere il numero. Comunque, è un verde acqua. Sinceramente dalla foto sul sito sembrava più un verde Tiffany, però è un verdone, viene diverso anche qua in video. Ora vediamo se riesco a recuperare il numero. Ah, è il colore praticamente, è il teal blu. Non so se riuscirete mai a vederlo, comunque vi dico, è il teal blu. Sotto poi magari indicherò che colore è di preciso. Poi sempre della Elf abbiamo detto, questo è un altro verde, è un verde molto delicato, è un verde celestino delicatissimo, è davvero un bel colore, vedete qui è più, ed è il mint cream, che a me è piaciuto un sacco questo. L'ho usato spessissimo. L'Elf fa tutti quanti questi tipi di smalti, queste boccettine, diciamo. I prezzi sono molto vantaggiosi, diciamo, intorno alle 2-3 sterline, una cosa del genere. Questo qui è l'unico colore scuro che ho dell'Elf ed è un color plum. Prugna praticamente. Mi è piaciuto un sacco e nei mesi invernali direi che è il mio favorito, è il mio preferito. Lo vedete, non so se riesce a. Ecco, magari così si riesce a vedere il colore. Poi passiamo oltre e vi faccio vedere degli smalti che prendo ad acqua e sapone. Sono degli smaltini della Crazy. Allora, c'è sia la Crazy Teen, che sono questi più piccoli, è un arancione, un colore estivo, diciamo. Ed è il numero, vediamo se ha un numero di preciso. No, comunque. È un mini smalto e io di solito questi qua li vendono in dei cestoni, 1 euro, no, qualcosa del genere al pezzo. Questo qui è questo qui, che è un rosa classicissimo, ma molto carino, è un nude praticamente. Sempre prezzi stracciatissimi. Poi vi faccio vedere questo blu. Vi faccio vedere questo blu scuro, blu elettrico, che vedete ha queste piccole particelle di glitter, diciamo. È un bellissimo colore anche questo, invernale, assolutamente. E poi con la crisi, questa qui abbiamo finito, mi pare. Sì, abbiamo una. Sì, è finito. A questo punto vi faccio vedere il Deborah Milano, Prêt-à-porter, I'm not your mermaid, non sono la tua sirenetta, il numero 58, non sono la tua sirena comunque, un bel colore estivo anche questo, sì, sono fissata con i verdi, con i blu, con i celesti, è il mio colore preferito, quindi continuo a comprarne di queste tonalità. Poi vi faccio vedere della Sinful Colors, appunto per rimanere in tema di blu. Abbiamo questo qui che è il mio preferito in assoluto tra tutti. È il colore 1106 Cinderella, il Cenerentola appunto, è bellissimo. Sembra davvero del colore del vestito tipico di Cenerentola, quel celestino con i glitter.
veramente bellissimo, è uno dei miei preferiti. Poi sempre Sinful Colors, vi faccio vedere questo qui che è il Why Not, il 951, è un bel blu acceso, colore molto estivo anche questo. Ah, poi passerei a farvi vedere l'unico smalto che ho della Makeup Academy, un'altra ditta inglese, che anche questo è acquistabile online dall'Italia. Ed è un colore che adesso non ricordo, però vi aggiungerò nelle note. Vedete anche questo glitterato bellissimo. Vediamo se riesco a cogliere i glitter almeno un po'. Sì, si vedono. Ah, è un Mystical Glitter Nail. È bellissimo. Poi vi faccio vedere della pupa che appartiene alla collezione del 1800, penso ormai. Ne ho due, questi smalti magnetici con corredati di magneti, diciamo. Allora, c'ho il colore verde e il colore rosso. Corredato anche questo dei suoi due magneti che davano le due lavorazioni allo smalto, diciamo. Poi faccio un po' di spazio. Uno smalto della L'Oreal, il numero 501 Mauve Rendezvous. Carino, invernale anche questo. Un bel colore. È un viola, un viola molto. Un melanzana oserei dire. Un malva, appunto. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere un rimmel color fucsia. Molto carino anche questo. Non riesco a intendere. Ah, il 300 Pop Your Pink è il nome del colore. È un lasting finish della Rimmel 300 Pop Your Pink. Poi, sempre un fucsia, il color play della Deborah, il 100, della Debbie, scusatemi, un 105, il numero 105. Un colore molto simile, leggermente diverso rispetto a quello, vedete? Mi piacciono questi colori per l'estate, per questo li prendo quasi simili, però mi piacciono. E sono questi. Poi della Essence vi faccio vedere questo verdone della Multidimension. È un bel verde. Un bel verde di cui non ho idea il numero, comunque credo sia una collezione vecchissima, adesso neanche ricordo quando è stato acquistato. È una delle ultime collezioni, che è questo qui, l'Essence Effect Nail Polish. Sono praticamente glitter, è un smalto trasparente con una cascata di glitter. Scusatemi, ho fatto un pochettino di sforzo per aprirlo. Vedete, è ricchissimo di glitter. Ma è bellissimo anche questo. Io spesso lo uso anche come un top coat sugli altri colori, sugli altri verdi, sugli altri colori anche più tranquilli, diciamo. Ravviva molto. Poi vi faccio vedere questi qua, sempre comprati su internet, della Fraulein 38. Questo è un nero glitterato meraviglioso. Non so se si riescono a vedere i glitter, ma è davvero bellissimo. È nero di base con i glitter argento. Questo nelle fasi dark che ognuno attraversa, è stato l'acquisto praticamente della fase dark.
E poi sempre della stessa marca, questo verde. Verde bellissimo. Anche questo molto glitterato. E allora, questo qua è il numero 93, mentre l'altro era il numero perso. Non lo sapremo mai. Comunque, la Fraulein 38 è una ditta tedesca. Poi vi indicherò i siti nella cosa sotto, nella descrizione del video. Allora, poi vi faccio vedere i vari smalti che ho trovato in acquisto abbinato ai giornali. In questo caso con Donna Moderna, spessissimo capita di trovare questi smalti. Questo qua è il Laila Nail Polish, è il numero 210, è un argento metallizzato. Fa stranissimo averlo sulle unghie, però è bello veramente, è un bello smalto, è un'ottima tenuta. Poi vi faccio vedere i due smaltini Orly che avevo comprato 2 o 3 anni fa, sempre con Donna Moderna. Un rosso e un tortora. Un fango, ma è bellissimo. Questo per l'inverno è meraviglioso. Sono mini smalti, rispetto alle collezioni normali, diciamo, sono piccoli. Vi dicevo, sono piccoli rispetto ad una confezione normale, però fanno la loro sporca figura. Poi l'ultimo che ho acquistato, no, ce n'è ancora un altro, il Gel Effect sempre di Laila. È un bel rosso prugna anche questo. Vedete? E poi vi faccio vedere l'ultimo che ho acquistato 2 o 3 settimane fa. Di solito Donna Moderna queste cosine le fa nel mese di settembre. Ne fa questi regalini a prezzo intero del giornale senza nessun sovrapprezzo. Questo qui è l'ultimo che ho comprato, un rosa, un nude molto molto delicato, molto fine. E poi a questo punto vi farei vedere gli smalti della Kiko. Allora, ho un 2 della linea scusate, Hologram. Questo grigio e quest'altro verde, sempre si sono fissata con il verde, ve l'ho già detto, bellissimi colori. E poi, appunto, per quanto riguarda la fissazione con il verde, questo verde Tiffany che mi era piaciuto un sacco, sempre della Kiko. Poi il 389, vedete? È un giallo semplicissimo, il numero 279. E per finire un altro top coat, o meglio uno smalto che uso come top coat. Questo qui è anche glitterato, ma è leggermente meno glitterato, diciamo, ha un glitter molto più delicato e anche volendo tutti i giorni questo qua si potrebbe usare come top coat, è più delicato, meno evidente, diciamo. Ebbene, questi sono tutti i miei smalti, spero abbiate trovato interessante come cosa e nel caso ci vediamo nel prossimo video. Grazie, ciao ciao!